Roma alla 20ª edizione del Festival Musica Arte dell'Impatto. È la penultima giornata del Festival estivo, domani sera sarà l'ultima serata di questa tranche che è stata lunghissima, è durata più di 2 mesi, manifestazioni che ha incluso ben 14 spettacoli, sia musica classica, come avete visto, chi è venuto, ci sono dei fedelissimi che sono venuti sempre, costantemente. Quest'anno anche il teatro, con la compagnia giovane del Barbucino di Chieti, ben 3 compagnie di danza, classica e moderna, con gente di pianoforte, l'omaggio a Straccia, abbiamo ricordato la figura di questo ragazzo, sono i genitori e la fondazione Roberto Straccia. E io mi sono dei festival, mi chiudo sempre con i cori, per alcune motivazioni, innanzitutto perché è il simbolo dell'unione, quindi vedere il coro che canta insieme ci dà allegria, perché ci dà proprio lo stimolo di stare insieme, anche alle persone che non si conoscono, perché tanto alla fine la nostra vita è uguale per tutti. Poi, anche con il marcando il fatto del folklore abruzzese, io sono pianista classica, alcuni mi hanno detto ma come una pianista classica ama il folklore? La musica è quella, le note sono queste, le stesse. Abbiamo 12 suoni, con questi 12 suoni c'è Vasco Rossi che scrive Vita spericolata, Beethoven ha scritto la nona o la settima, Mozart ha scritto il Requiem, Kate Jarrett ha scritto il jazz, Einaudi ha scritto la musica minimale e magari Di Iorio ha scritto Di Miliana, una canzone folkloristica di Iorio, non lo so. Com'è? Non te lo ricordo il titolo? Ci sono parentesi, appunto. Quindi è come un pittore che ha a disposizione una tavolozza di colori, c'è chi fa il quadro astratto, chi fa il quadro figurativo, chi lavora con la ceramica, chi lavora con i gessetti, chi fa i graffiti, eccetera. E non a caso, è stato un caso, ma i casi poi alla fine non sono casi, sono dei segnali. La direttrice di questa sera, Loretta Dintino, è stata presente anche ieri sera. Ieri sera come professoressa di flauto e direttrice dell'ensemble dei flautisti giovani, e hanno suonato, hanno interpretato delle melodie molto molto rigorosamente classiche di Mozart e di Bach. Questa sera la medesima persona dirige un coro folcloristico, ma lo spartito è quello. E poi ricordare le tradizioni abruzzesi, prima ho conosciuto una signora di Roma che magari non conosce le fontanelle, il mare chiaro, le montagne abruzzesi. Io da abruzzese accanita che sono, insomma, da Pescara, la famiglia abruzzese, l'Abruzzo è l'unica regione in Italia, anzi in Europa, in cui a distanza di un'ora si può andare al mare e in montagna. È vero. Quindi un applauso a tutti. Si può andare in collina, si può andare a vedere il ponte del mare, il fiume, eccetera, eccetera. Però un turista che viene qua, spendendo anche poco, perché poi non è che è una regione che costa molto l'Abruzzo, però si mangia molto bene. Siamo ospitali, l'aria è buona, c'è anche la simpatia, la cucina è veramente ottima, il vino montepulciano, tutti i piatti nostri della tradizione popolare abruzzese, però ripeto, è l'unica regione in cui possiamo visitare dal mare alle montagne, quindi evviva l'Abruzzo, evviva l'Abruzzo, e non a caso i turisti che vengono tornano anche più volte. Allora, questa sera ascolteremo il concerto del coro Francesco Paolo Tosti. Loretta, alcuni mi hanno chiesto perché Francesco Paolo Tosti, pensavano che era un coro lirico. Allora, Francesco Paolo Tosti è stato un compositore abruzzese, nativo di Ortona, provincia di Chieti. Lui ha scritto tante musiche e faceva parte
professoressa di fisarmonica Diana Pavoro, che è stata presente qui varie volte anche. Allora vi prego cortesemente, anche se siete un pochino di meno rispetto a ieri, ma il calore è forse il doppio di ieri, un po' di silenzio perché c'è Giancarlo Ranieri, lui. Nel senso che la registrazione viene fatta, già il concerto di ieri sera sta online, chi ha perso o vuole rivedere il concerto di ieri sera, internet, YouTube, Musicante, 8 settembre 2015 e si rivede tutto, nonché la voce, possiamo ascoltare la voce della Sarinieri, Patrizia e la traduttrice anche di Elisabetta Fusino. Grazie e buon ascolto a più tardi. Thank you.
comparso ultimamente l'autore di questa canzone, che faceva parte della Settembrata Abruzzese, quindi veramente volevo mangiare anche lui in questo senso qua, e musica di Antonio Piovano. A voi la montagna nostra. Ascoltatela e capirete perché. Buon ascolto.
che sembra che sempre così di meno qui, eh? Io prima di continuare veramente volevo fare un ringraziamento particolare a Gabriella, che io quando mi chiama io accetto sempre volentieri. È naturale, grazie ancora. Andiamo avanti. Dopo una casetta alla Maielle ci dedichiamo al paese di Antonio Di Orio, anche se Di Orio, essendo adessano, era dedicato questa canzone alla Tessa, alla sua paese, al suo paese, però ognuno di noi può farne sua questa canzone, perché ognuno di noi ama il proprio paese. A voi, paese me. Thank you.
tanto ci trasferiamo alla nostra vicina Francavilla e alla nostra vicina Ortona, con un canto dove si racconta la storia di questi due cittadini che sono stati distrutti durante la guerra. Quindi con la forza d'animo e il coraggio, sia i francavillesi che gli ortonesi hanno saputo ritirare soggia. A voi ci manca la triade della pelle. Thank you.
essendo il mare non poteva mancare il Marinaro. Che cosa fa un Marinaro? Va a pescare tutte le mattine, si prepara, lascia la sua mogliettina ancora dormiente nel suo letto per andare a pescare, per poi ritornare e portargli tutti i pesci che ha pescato e farci il famoso budette. Che cos'è un budette? È la tipica zuppetta di pesce, la succedella, come si chiama, la carilla, la panchiella. Buon ascolto, lo vedete? Un attimino, vi presento i nostri solisti, Lello Marini e Rina Lupo. Thank you.
bei palazzi. A voi Toscana. Thank you.
della forte e fregalo bene me. Mi pare che da me è andato se ne è guarda come, hai pensato solo a te. Thank you.
Napoli alla canto da ballo. Il Santarelli, il Sabatarelli, mi ha detto, era un ballo che si faceva almeno con i signori, nei feudi e nelle feste, e noi volevamo ascoltare una operazione di padre Antonio Pasquale, il nostro padre Antonio Pasquale. A voi la Sabatarelli.
frattempo sono sposato. Fatto no. Grazie.
anche da dire che le ragazze non sempre accettavano questa corte e quindi rispondevano, ma l'amore a me che vuoi? Cioè i ragazzi non rifiutavano, quando le ragazze si rifiutavano di questi ragazzi, dice, ma l'amore a me che vuoi? A voi l'amore a me che vuoi? Viva, viva, viva.
prossimo brano è La Fiamma, un arrangiamento di Vetuschi e un canto popolare. Qui c'è un doppio significato di questa canzone, veramente. Chi dice che sia la figlia che va in sposa? Chi ha quest'altra, diciamo, filosofia che sarebbe la banda che accompagna questa figlia al funerale? A noi piace pensare nella prima versione, quindi a voi la fiamma. What's up?
brani del coro Francesco Paolo Tosti, diretti dalla maestra Loretta Dintino, che io ringrazio ulteriormente. Balletti e quant'altro nel cartellone di Natale, naturalmente con la vostra complicità, quindi se incontrate non so chi, qualcuno del comune o il direttore dell'Aurum, fa piacere se poi riferite che questa manifestazione vi è piaciuta, ripeto, perché è una manifestazione genuina, come questo coro è nata 20 anni fa, si è mantenuta tale. Quindi non ci siamo montati la testa mai, come tante altre manifestazioni che poi alla fine sono fuochi di paglia. Invece questa manifestazione sicuramente, fino a quando Dio mi dà la forza, durerà ancora per tanti anni, perché è una manifestazione che piace, è spontanea, non costa niente, l'offerta è libera, quest'anno lo metterla per le spese vive, quindi tipografia se è questa roba qui, perché hanno tagliato completamente tutto. Io non voglio, cioè, guadagno no, ma già ci sono, non va bene neanche. Io vi ringrazio molto, e la riflessione di questa sera, come sempre, chiedo scusa Valentina, ma a me che perché porto un tacco più alto di te, queste canzoni, no? Grazie a queste canzoni manterremo le nostre tradizioni, perché fra 20 anni, fra 30 anni, anche 40, un ragazzino che oggi ha 12-13 anni, che cosa vuol dire? Ti aspetto con Gentina la fontana. Che cosa dice? Mare Nostre, cioè tablet, Facebook, io lo uso per lavoro, Facebook è un'altra cosa, c'è la mia preziosissima Maria Di Meo che fa le foto, le posta, perché c'è la pagina musicale, è un fatto professionale. Oppure YouTube, giustamente, quando è professionale sì, ma l'uso distorto, però.